Amici sportivi, un cordiale saluto dal nuovo stadio delle Alpi, dove per la settima giornata del campionato di Serie A 90-91 stanno per affrontarsi Juventus ed Inter. Calcio d'inizio battuto dall'Inter un istante fa. Palla subito al centro, entriamo in cronaca, Juventus in avanti. Attenzione, Thomas Hasler, la conclusione, va ad opporsi Lothar Matthäus, poi il limite dell'area. Ed è calcio di rigore atterrato Schillaci al limite dell'area. Ancora Zenga che ha qualcosa da dire, ma è calcio di rigore. Roberto Baggio dal dischetto contro Walter Zenga. Tutto è pronto. Secondo minuto di gioco e questa partita può già avere una svolta, e la svolta è bianconera. Gol. Vedete la rincorsa di Roberto Baggio e Zenga intuisce ma non ci arriva. Rigore che sfila alla sua destra e la Juventus, dopo nemmeno tre minuti di gioco, è già in vantaggio. Bianconera, dice il guardaline pugliesi, l'ultimo a toccare è stato proprio Lothar Matthäus. Intanto Roberto Baggio, già 4 gol in campionato per lui, l'ultimo qualche istante fa su calcio di rigore. Intanto si gioca il quarto minuto, Juventus dunque in vantaggio. È Inter che deve provare immediatamente a reagire. Battuto Julio César, quindi Roberto Baggio. Palla che viaggia adesso verso Luppi, quindi ancora Baggio, lo contrasta Baresi, ancora Julio César. Il gioco è nuovamente fermo. Il giudizio di Pezzella, c'è stato un intervento irregolare proprio ai danni di Baggio, che ha già battuto la punizione verso Schillaci, costretto a uscire dall'area. Ancora Baggio che lo aiuta, prova a contrastarlo Beppe Baresi, il suo traversone, c'è Riccardo Ferri che mette in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che va a battere Roberto Baggio, quando siamo ormai al sesto minuto, Juventus in vantaggio grazie a Roberto Baggio al suo calcio di rigore. Attenzione alla conclusione, ancora dalla distanza respinge Matthäus. Era terminato in fuorigioco a giudizio. I giocatori dell'Inter che protestano con il guardaline Padovan, un giocatore della Juventus. Siamo soltanto al quarto d'ora, ma evidentemente qualcosa non è piaciuto nella partita di Bergomi a Giovanni Trapattoni. O forse lo ha visto soffrire, sta di fatto che questo cartellino giallo, forse per paura di un successivo giallo che avrebbe portato all'espulsione nel controllo di Casiraghi, ha portato Trapattoni a inserire Antonio Paganin dopo soli 14 minuti. Angolo intanto per la Juventus, parabola molto alta e c'è il gol della Juventus, raddoppio della Juventus con Pierluigi Casiraghi. Difesa nerazzurra immobile, un gioco da ragazzi per Casiraghi, mettere dentro il secondo gol. Festeggia la panchina bianconera con Morini e con l'allenatore Maifredi, quindi 2-0 Bergomo in questa circostanza. E gli è sfuggito evidentemente, e ricordiamo il rigore di Roberto Baggio al secondo minuto, il raddoppio di Pierluigi Casiraghi al quarto d'ora. Klinga, Klinsmann, poi Serena, pallone che non filtra però, e recupera Roberto Baggio. Suo lancio e interviene con la mano Antonio Paganin, il primo fallo assolutamente intenzionale di mano per fermare questo pallone diretto in avanti al duo Casiraghi Schillaci. Intanto Roby Baggio verso Marocchi, buono il triangolo, ancora Baggio entra in area, pallone che rischia di filtrare ma si oppone il capitano dell'Inter Beppe Baresi, che gli toglie palla e poi la respinge Bonetti, quindi fortunato. Poi Roberto Baggio, Hasler. Ormai il 21esimo, punizione per la Juventus, a bordo campo Casiraghi, ha battuto Baggio lungo, preme di testa Hasler, all'inseguimento del pallone in sovrapposizione va a Luppi, Hasler prova a sfondare centralmente, c'è Battistini di fronte a lui, palla che filtra, indietro però Paganin ha chiuso, poi Klinsmann, un netto anticipo però su di lui Dario Bonetti. Attenzione il lancio di Bonetti che va a pescare molto bene Roberto Baggio in ritardo di un soffio. Però è indubbio che Di Agostini un colpo lo ha preso, intanto va di bene in meglio per la Juve. Un attimo fa c'era Julio César, poi Casiraghi a bordo campo, adesso c'è anche Roberto Baggio.
Roberto Baggio. C'è lui, c'è Schillaci. Ancora Roberto Baggio, un po' indeciso sul da farsi, poi batte centralmente per Casiraghi che prova la giocata d'autore, prevedibile. Marocchi, quindi Roberto Baggio di prima molto bene su Marocchi. Ancora indietro per Roberto Baggio che cambia elegantemente dalla parte opposta. Palla in avanti, dall'altro, dal settore di sinistra, Daniele Fortunato in mezzo e svetta Paganin e poi Matteus. Inter un po' in affanno quando Roberto Baggio taglia il campo con i suoi lanci. Punizione da ottima posizione. Sono Breme e Matteus che sono ottimi tiratori. C'è una micro barriera di fronte a quella bianconera con Bianchi e Stringana. Adesso va anche Serena. Un tentativo di disturbare la barriera bianconera. Intanto il gol di Lothar Matthäus, aggirando la barriera della Juventus. Quarto gol in campionato per Lothar Matthäus. È partita che si riapre. Perde Alessandro Bianchi il duello con Marocchi. Quindi Juventus che può ripartire. Baggio. Guadagna metri Baggio, lo insegue Battistini. Ancora Baggio verso Luppi. Prova a chiuderlo Breme. Palla ancora verso Roberto Baggio, c'è un intervento, punizione per la Juventus. Baggio, pronto a toccare, vediamo tutto è pronto, Roberto Baggio, il tiro si frappone, la barriera dell'Inter, perso parecchio tempo in questa prima frazione di gioco. Intanto Baggio prova a ubriacare di finte Bianchi, che però non lo molla, è costretto a retrocedere. Roberto Baggio, c'è anche Baresi in sovrapposizione, ma elegante il pallone che va a filtrare per Hasler. Alla rimessa già effettuata, Roberto Baggio, il suggerimento per Luppi che è in posizione non regolare a giudizio del guardaline. Matteus prova e nel momento del tiro c'è Julio Cesar a distendersi davanti a lui. Juventus che può ripartire in contropiede, corre velocissimo Roberto Baggio, ma Bianchi, Alessandro è già su di lui. Roberto Baggio cambia gioco dalla parte opposta. L'inseguimento del pallone, adesso c'è Hasler che lo toglie a Klinsmann, poi ancora Baggio, contrasto con Breme, giudicato falloso l'intervento di Andreas Breme su Roberto Baggio, ennesima punizione per la Juventus. Ricordiamo i marcatori Baggio per la Juventus su calcio di rigore al secondo minuto. Tanto attenzione, Walter Zenga chiamato subito da Casiraghi. Alla parata poi Roberto Baggio che interviene, splendido il colpo di tacco ma in anticipo Beppe Baresi. Juventus che può ripartire con Schillaci, Baggio, Inter scoperta, palla in avanti verso Schillaci, Zenga, manca la presa ma l'ha mancata anche Schillaci e il portiere nerazzurro riesce poi a rinvenire sul pallone. Baggio. Duello Baggio-Matteus, Baggio costretto a dare indietro a Luppi che poi fa fuori Matteus e quindi Roberto Baggio. Ancora lui, la sua pennellata, Hasler, c'è a chiuderlo Antonio Paganin, va in sovrapposizione Bianchi, Di Agostini, Baggio, tiro, palo, poi Schillaci, cade ma mette dentro, 3-1 della Juventus, gol tutti che abbracciano Schillaci, 3-1 della Juventus, azione rocambolesca, vedete il tiro di Roberto Baggio, palo, Zenga che si rialza, Schillaci che arriva per primo, cade, ma con il destro riesce ugualmente. Baggio. Prova la discesa sulla sinistra Roberto Baggio, lo contrasta Matteus, va via bene Roberto Baggio, palla al centro e quarto gol della Juventus. Stupenda azione di Roberto Baggio e quarto gol della Juventus realizzato da Gigi De Agostini che si è fatto trovare neanche fosse un attaccante in coordinazione perfetta al centro dell'area nerazzurra. Grande l'azione di Roberto Baggio e precisissimo il pallone al centro dell'area, 4-1 per la Juventus, ripresa 4-1, un punteggio che punisce forse eccessivamente
l'Inter, e rimessa laterale già battuta dall'Inter. Breme. Juventus che riparte, ancora Roberto Baggio che supera Breme. Molto buona la prova di Roberto Baggio, soprattutto in questa ripresa. Intanto pallone in mezzo. In calcio d'angolo. Poi Roberto Baggio, ancora il suo traversone, quindi Paganin. Avviciniamo la mezz'ora con Julio Cesar che porta palla, si avventura in avanti, nessuno lo chiude, è quasi al limite, poi appoggia intelligentemente su Baggio e recupera la posizione. Ancora Baggio, dentro, pallone delizioso per De Agostini, è in anticipo Walter Zenga. Contrasto tra Baggio e Paganin, ma avere la peggio è stato poi proprio Roberto Baggio. Quindi gioco ancora fermo. Il problema è al piede destro per Roberto Baggio, c'è anche Walter Zenga vicino a lui. Mezz'ora esatta. Roberto Baggio dagli spalti. Primo piano intanto un altro pallone, ancora lui, lotta Mateus. Mateus si accentra, Klisman il tiro e c'è il gol. E passano altri secondi preziosi. Roberto Baggio sul pallone, assolutamente buona la sua prova quest'oggi, azione straordinaria quella che ha consentito a De Agostini di mettere a segno il gol del 4-1, sostanzialmente equilibrata come vedete nella grafica la statistica dei falli. Siamo poco sopra la ventina, tanto per la Juventus quanto per l'Inter. Tanto Baresi, un altro scatto, va a chiuderlo Paganin. Baggio al limite dell'area, va in sovrapposizione Angelo Alessio, palla dentro però per Marocchi che arriva esausto. Triplice fischio di Pezzella, finisce così il derby d'Italia del campionato 90-91, settima giornata. Juventus batte Inter 4-2. Questa è la successione dei marcatori. Al secondo minuto per la Juventus su calcio di rigore Roberto Baggio, al quindicesimo ancora per la Juventus Casiraghi, al 34esimo Mateus per l'Inter, al 57esimo Schillaci per la Juventus, al 64esimo De Agostini ancora per la Juventus e a 10 dal termine all'80esimo Jürgen Klinsmann per l'Inter. Gentili amici, un cordiale saluto e grazie per l'ascolto e per la visione.